Dicembre 2021, il mio kick-off dove tutto ebbe inizio. Tantissima gente, un mondo sconosciuto di smanettini digitali e mia moglie, nonché socia, che mi guarda e mi dice: «E quindi? Sei ubriaco?» Gennaio 2022. La domanda nel mio cervello era: riuscirò mai ad avere la fiducia di chi compra moto da 20.000 in un concessionario ufficiale mentre io non sono nessuno e me lo sogno di vendere certe moto? Intanto frequento tutti i corsi a Mendrisio e studio. Poi vedremo, mi devo fidare, ho pagato, sarei un deficiente a non farlo. Mia moglie nel frattempo pensa che ho problemi seri, ma si fida, oppure è semplicemente innamorata. Agosto 2022. La domanda nel mio cervello era: ma non è che sto sbagliando tutto? Io cerco di vendere tutte le tipologie di moto a tutti, ma come faccio a posizionarmi nella testa degli appassionati? Intanto studio almeno 2-3 ore al giorno. Devo assolutamente guardarmi tutti i video vecchi di Frank Marenda. Me lo autoimpongo. Venerdì 12 agosto 2022. Vado in onda a parlare con i dirigenti che pochi mesi prima mi avevano scelto. E straccio il contratto commerciale perché mi toglieva ogni libertà ed indipendenza. Novembre 2022. Comunichiamo questa decisione in azienda e immediatamente perdiamo 4 dipendenti su 13 in ruoli molto importanti. Non credono in questo progetto e vanno a lavorare in concessionari ufficiali di diverse case motociclistiche. Gennaio 2023. Ho scelto di focalizzarmi solo su Ducati e solo sulla categoria di moto super sportive, perché tutti gli altri le stanno abbandonando. Non è che sto facendo la cazzata del secolo e fallisco. Frank dice, scrive, urla e smadonna che la strada è giusta. Il vecchietto, Olris, con i suoi calcoli matematici e la sua esperienza, ribadisce gli stessi concetti, quindi mi sono detto: ci credi o molli tutto? Farlo ora sarebbe deleterio, un vero fallimento assoluto. Serve caparbietà e massima convinzione. Ti devi fidare di chi ne sa più di te da decenni. Ok, bisogna vendere tutte le moto non in target velocemente. Dobbiamo liberare spazio e mostrare ai clienti che non le abbiamo più a disposizione. Mi tremano i polsi, ma va fatto. Mia moglie si oppone in modo categorico. Seguono giorni di fuoco, di discussioni, di pianti, ma non si arretra. La decisione è presa. Io sono sempre più assente per formarmi a Mendrisio e Daniela Boscaratto mi sostituisce in quasi tutto e questo fa tutta la differenza del mondo. Lei, pur essendo in assoluto disaccordo, è stata una vera socia con dei principi solidissimi. Marzo 2023. Insieme a Moreno Bonecchi, durante la Mastermind, si decide di focalizzarci solo su Ducati e solo sulle Super Sportive. La campagna partirà a maggio. È la prima vera conferma che avevo fatto la scelta giusta. Aprile 2023. Dobbiamo girare la VSL, ma non abbiamo più Ducati Super Sportive usate da vendere, perché è bastato comunicare che lo showroom si sarebbe focalizzato solo su questa categoria di moto che le abbiamo vendute tutte nel giro di 30 giorni. Seconda conferma che la scelta era stata fin troppo giusta. Rinviamo le riprese e nel frattempo avremmo dovuto trovare altre moto. Cosa non facile, visto che i motociclisti le usano in primavera e di certo non le vendono. E anche qui Daniela è determinante nel successo dell'impresa. Luglio 2023. A Lubiana sono 3 giorni pazzeschi. Frank mi picchia letteralmente, distrugge 30 anni di educazione culturale e praticamente annienta ogni concetto che mio padre mi aveva insegnato su come gestire un'azienda. Tanto da vincere l'appellativo di guru strizzacervelli svizzero che scappa con i soldi, da tutta la mia famiglia d'origine. Agosto 2023. Riusciamo a trovare qualche moto per poter girare la VSL e completare la costruzione di tutto il contenuto necessario per partire con la campagna. Non ci resta che programmare la partenza e si decide per i primi di novembre, in concomitanza con la Fiera delle Moto di Milano. L'inizio dell'inverno è il periodo peggiore per le vendite di moto. Ma di solito servono 4-5 mesi per far girare bene una campagna, quindi partiamo in anticipo sulla primavera 2024. Questo era il mio pensiero, ma mi sbagliavo alla grande. Ottobre 2023. La focalizzazione porta altri risultati importanti. Arrivano spontaneamente moto Ducati incredibili per qualità e rarità in vendita, tanto da realizzare un motomuseo dando al luogo questo nome come se fosse un brand. Gli appassionati che ci seguono sui social e arrivano sempre più richieste di portare le loro moto in vendita da noi, piuttosto che darle ai concessionari ufficiali.
Frank fa un video dedicato tutto al brand Ducati, affermando che entrare nel cross è deleterio. Anzi, che Ducati potrebbe fare molto di più a livello di numeri, ma non riesce a cogliere tutte le opportunità perché disperde tante energie in troppe categorie di moto diverse. Praticamente musica per le mie orecchie. Sta succedendo qualcosa di incredibile. Mai successo prima. Nemmeno nei miei sogni più belli me lo ero immaginato. E cerco di capire il perché. A oggi queste richieste continuano giornalmente, tanto che ci faremo una campagna fra poche settimane sempre con il team Sniff. Novembre 2023. Parte la campagna vendita Ducati ed è subito boom di vendite. Facciamo gli stessi numeri che si fanno in primavera, ma con il doppio quasi del fatturato medio mensile. Assurdo davvero, non era assolutamente programmato. Finalmente Daniela sorride, è felice perché funziona. Ma allo stesso tempo è quella in primissima linea che mi fa presente che arrivano troppi contatti e non riesce a gestirli. Frank mi cita in un video dove spiegava un concetto di focalizzazione a proposito dei brand di moda e ovviamente giro il tutto a mia madre, che da donna intelligente si ascolta tutto il video e mi dice: «Sai, dice cose giuste sto Frank Merenda». Arrivano tante richieste, anzi troppe. Cerco così di utilizzare la cassa realizzata per acquistare gli strumenti necessari per realizzare contenuti di maggior qualità e per assumere personale necessario. E poi vanno formati come comanda Frank a Lubiana, ed è stato chiaro e categorico. Quindi l'Accademia Tana delle Tigri è obbligatoria per un mio venditore top. Subito dopo mando un mio collaboratore fidatissimo in Accademia a Scrivenda, perché so che non c'è altro modo per investire i soldi al meglio. Chi ha letto Vendere con la penna sa già tutto. Per gli altri, compratelo. Dentro di me penso che non sono soldi miei. Li percepisco in modo diverso rispetto a prima della campagna, ma sono dell'azienda e vanno trattati con cura. Servono per la crescita e la scalabilità. Dicembre 2023. Ogni giorno avviene una specie di miracolo. Continuiamo a vendere e a ricevere moto da clienti in target, tanto da chiedere di focalizzare ancora di più la campagna, perché in primavera sarà impossibile servire tutti. Dovremo scegliere e valutare attentamente quali e quante moto ogni settimana vendere. Non possiamo deludere sulla qualità delle moto e dei servizi. Venerdì 15 dicembre 2023, ore 11:30. Sono a Mendrisio e respiro l'aria inebriante della mia scuola di formazione. Adoro stare qui, c'è un'energia pazzesca, un'atmosfera magica. Il mio cervello qui rende eppure tanto. È un qualcosa che ogni imprenditore dovrebbe provare nella vita come terapia obbligatoria. Ore 18:30 di domenica 16 dicembre. Decido di fare un passo azzardato che nessuno ancora sa esattamente di cosa si tratta e se avrà successo. Ma nel mio cervello è già chiaro e limpido. Ho solo bisogno di conferme e per farlo ascolto Frank su YouTube, che in questo periodo sta continuando a martellare sul posizionamento. E sto leggendo due libri in contemporanea, uno di Dan Kennedy e l'altro di Chet Holmes. E mi convinco sempre di più che questa pazzia in realtà ha un'altissima probabilità di riuscita. A oggi direi un 75%, ma in crescita, se saprò spingere giornalmente con la massima focalizzazione e determinazione. 1 gennaio, ore 22. Subito dopo cena, nel momento in cui solitamente il mondo dei motociclisti si concentra al massimo sui social, inizieremo a lanciare la nuova. Dietro c'è una nuova domanda che nel mio cervello inizia a farsi strada. Ma il mio motociclista top, che mi ha già comprato la moto super top, come potrei farlo ancora più felice, renderlo appagato completamente? Cosa posso proporgli di davvero clamoroso e unico? Grazie Frank Merenda, perché sei tu la benzina nel mio cervello. Anche se mi arrabbio per non averti conosciuto molto prima.